Amici di Hardware Upgrade, quello che vedete in mano è il nuovo Motorola, Motorola One Action. Action perché rispetto al Motorola One Vision pone una terza fotocamera al posteriore e soprattutto cerca di catturare l'attenzione del pubblico più giovane grazie all'utilizzo di una fotocamera ultra grandangolare che permetta però soprattutto di fare dei video appunto in action, quindi in azione. Un device molto particolare che verrà venduto appunto da oggi, dal 16 di agosto, ad un prezzo di 279-289 euro. Questa è un'anteprima e ve lo facciamo vedere subito qui su Hardware Upgrade. Eccolo qua dunque più da vicino il nuovo Motorola Moto Action. Fa parte della famiglia appunto One, è un device dalle caratteristiche particolari perché, come vedete subito, il display è un display da 6,3 pollici in formato però 21 noni. Quindi Motorola punta molto su questo tipo di display, su questo tipo di formato. E perché? Perché comunque ha visto che gli utenti hanno apprezzato questa scelta di ridurre quindi lo spazio nella larghezza e di allungarla invece in altezza. Quello che differenzia però questo Motorola One Action rispetto alla Vision è sicuramente la parte posteriore, ossia quella delle fotocamere. In questo caso ne abbiamo tre. E questo perché? Perché Motorola vuole attirare, come detto, l'attenzione del pubblico più giovanile per quanto riguarda i video. In questo caso, allora, abbiamo tre fotocamere che permetteranno di realizzare video in ultra grandangolare. Quindi avremo una 16 megapixel, quindi una fotocamera ultra grandangolare che permetterà di avere una visione fino addirittura a 117 gradi e soprattutto in video, quindi in registrazione video. Le altre invece poi sono fotocamere da 12 megapixel per quanto riguarda la principale e da 5 megapixel per quanto riguarda invece un sensore di profondità. Vi annuncio che la 12 megapixel permetterà, e lo vediamo già direttamente qui nel menu, permetterà comunque di realizzare le classiche modalità che abbiamo già visto comunque con Motorola One Vision. Quindi avremo comunque la modalità ritratto, ma anche quella del colore campione, come anche la cinematografia, quindi quegli effetti in cui magari un soggetto è fermo e c'è movimento nella scena. Poi chiaramente anche panorama e il filtro live. Quindi particolare, come detto, il sensore invece da 16 megapixel, che è un ultra grandangolare con appunto 117 gradi per quanto riguarda la scena. In questo caso questo pulsante, lo vedete, vi permetterà appunto di azionare la fotocamera e vi renderà possibile quindi andare a registrare in questa modalità. Oltretutto, molto molto particolare la modalità che permette di avere il 21 noni in portrait, e quindi non dovremo andare mai praticamente a ruotare il telefono e quindi avere una presa migliore sicuramente durante i video. Per quanto riguarda poi le caratteristiche a livello hardware, beh, diciamo che il Motorola One Action possiede il medesimo processore, ossia l'Octa-Core Exynos che avevamo visto già con il Motorola One Vision, quindi 4 GB di RAM e soprattutto uno storage interno da 128 GB che potrà comunque essere espanso con una micro SD. Per quanto riguarda poi il sistema operativo è Android One, quindi anche qui Motorola continua la sua decisione di utilizzare un sistema operativo assolutamente stock e soprattutto di permettere di avere aggiornamenti sempre presenti e per i prossimi anche 3 anni. Una cosa che non vi ho detto poi è la batteria, quindi batteria da 3500 mAh. In questo caso nella confezione di vendita verrà comunque posizionato anche un alimentatore da 10 watt per la ricarica veloce che è comunque presente appunto e che conosciamo già. Per quanto riguarda poi il prezzo, come detto, si aggirerà sui 279-289 euro dal 16 di agosto, in vendita non solo su Amazon ma anche su altri canali che però al momento non sono disponibili, ma lo saranno appunto nel momento in cui sarà ufficializzato il telefono, in due colorazioni, questa che è la denim blu, ma anche la pearl white, che è praticamente una colorazione un pochino più bianca.